Allora, quale può essere la soluzione per fermare il conflitto in Palestina? L'unica strada è un cessate il fuoco, cominciando da una pausa umanitaria, che fermi l'attacco dell'esercito israeliano e in particolare del governo Netanyahu sulla striscia di Gaza. Ormai ci sono quasi 10.000 morti, 10 volte di più delle persone sono state uccise da Hamas il 7 ottobre. È tempo di fermarsi, è tempo di permettere ai civili di poter sfollare, agli ospedali di essere riforniti, non si può continuare così. E il Santo Padre può essere l'unica autorità che insieme all'ONU promuove una realtà di questo genere. Salve. Senta, perché secondo lei l'Occidente continua a condannare la Russia per i crimini di guerra ma non vede le azioni più brutali di Israele? Beh, l'Occidente sta utilizzando questi conflitti semplicemente per mantenere in piedi il suo sistema anche economico, che è sostanzialmente fallito. La globalizzazione come proiezione dell'Occidente alla conquista economica del mondo è fallita. E oggi l'Occidente ha bisogno di chiudersi in se stesso e utilizza questi conflitti sostanzialmente per tenere i popoli occidentali sotto un controllo, generando una continua emergenza che, come si ben sa, obbliga le popolazioni poi alle volte a chinare la testa e a non ragionare su un cambiamento di questo sistema. E quindi ogni conflitto è buono per l'Occidente per tenere sotto scacco le popolazioni occidentali. Ma secondo lei il premier israeliano sarà condannato dalla Corte internazionale per aver ucciso 9.000 di bambini palestinesi? Dubito fortemente, anche perché la Corte internazionale anche lì spesso è uno strumento politico che viene utilizzata in alcuni casi e in altri no. Non c'è sicuramente da parte dei popoli anche occidentali molta fiducia in questa Corte internazionale, perché sembra veramente uno strumento di una parte e non uno strumento dedito alla giustizia. Grazie. L'Italia è tra i principali donatori di armi per la guerra in Ucraina. Perché non è altrettanto generosa con la popolazione di Palestina, di Gaza? Nella questione dell'Ucraina l'Italia si è appiattita su una indicazione NATO completamente sbagliata e unilaterale. Noi dovremmo essere i primi a proporre la pace in Ucraina, perché è interesse di tutta Europa, è interesse dell'Italia. In Palestina non bisogna mandare armi, in Palestina bisogna semplicemente costringere il governo Netanyahu a fare un cessate il fuoco e aprire un tavolo di trattative per liberare gli ostaggi e per trovare una strada per fare due popoli due stati. Ma perché la Roma ufficiale tace vedendo queste brutalità? Perché c'è troppo appiattimento nei confronti degli Stati Uniti, troppa paura di scomodare qualcuno, invece bisogna avere coraggio per fare un Mediterraneo di pace.